Ciao a tutti, io sono Mary Rose, questo è il mio canale e oggi siamo su un nuovissimo video. Come avrete potuto leggere dal titolo, oggi vi mostro i miei prodotti finiti del periodo. Ma come sempre, prima di iniziare con il video, vi ricordo di lasciare un like se vi piacciono i miei contenuti e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Perciò possiamo partire con il video. E ogni mese sono qui con la mia bacinellina di fiducia con tutti i prodotti che ho terminato in questo periodo. Non sono tantissimi, però sono abbastanza consistenti, diciamo. Sono dei bei prodotti, c'è qualche bocciato, come sempre, e vi farò capire se un prodotto mi piace o no, dicendovi se lo ricomprerò o meno. Quindi, senza ulteriori chiacchiere, vi mostro subito i prodottini che ho terminato. E oggi c'è veramente caldissimo, quindi probabilmente mi scioglierò durante il video, perché ho qui la ring light puntata contro e ho caldo. Quindi partiamo senza scioglierci. I primi due prodottini che vi mostro sono una combo, sono del brand Freshly e sono questi due prodotti. Vi faccio leggere a voi il nome perché tanto sapete che io e l'inglese non andiamo d'accordo, e sono rispettivamente un olio corpo e una crema corpo. Mi sono piaciuti molto, mi sono piaciuti veramente molto. Il prezzo purtroppo è altino, quindi questo non mi piace, ecco, diciamoci la verità. Sono piccoli perché contengono 100 ml ciascuno. Questo mi è durato un po' di più perché è un olio, questo l'ho finito praticamente subito. Ma cosa sono questi prodotti? Allora, l'olio è un olio spettacolare, profumatissimo, non unge particolarmente, lascia la pelle super idratata, qua dice per idratare la pelle, per togliere la cellulite e per togliere le smagliature. Ovviamente, come vi dico ogni volta che parliamo di un prodotto che toglie le smagliature che ci sono già, soprattutto quelle bianche, non possono essere eliminate, quindi non fatevi, come dico io, inciciolare da questi prodotti. No, però sicuramente le previene perché è un olio molto nutriente, vi lascia la pelle super setosa, vi lascia una bella pelle, devo dire la verità, super luminosa, quindi è abbastanza adatto per l'estate se volete la pelle un po' oleosa, ecco. Ve lo consiglio assolutamente sì, se avete dei soldini da investire i prodotti di Freshly sono fantastici. Mentre il secondo prodotto, che appunto è una crema come si dice, rinfrescante, non mi veniva la parola, una crema rinfrescante, quindi adatta per retenzione idrica, adatta da utilizzare soprattutto la sera perché appunto vi lascia questa pelle super fresca, quindi è una crema defaticante, ottima, però ci sono creme più rinfrescanti che aiutano di più, però anche in questo caso se volete prendere il kit perché fate l'ordine per questo ve lo consiglio, devo dire la verità. Ne ho provate altre molto più rinfrescanti, però questa qui è comunque valida. Se devo scegliere uno dei due sicuramente l'olio, questa qui non la ricomprerei, l'olio invece se avessi un po' di soldini da investire sì. Procediamo poi con dei dischetti struccanti di Primark, questi qua costano solamente 75 centesimi. Li amo, ogni volta che vado da Primark li compro sempre perché costano pochissimo e sono dei dischetti in cotone super semplici ma che costano poco e sono 120 dischetti, quindi se andate da Primark comprateli assolutamente. Poi voglio segnalarvi, mi sa che ve l'ho già fatto vedere, il detergente della Saugella, un detergente intimo, perché da quando io ho scoperto i detergenti intimi della Saugella non li lascio più, quindi se siete giovani, adolescenti, ma a qualsiasi età, non utilizzate i detergenti del supermercato, vi prego, utilizzate detergenti buoni, molto buoni. Questo qua della Saugella è uno di quelli, lo trovate in farmacia, il prezzo è un po' alto però sono 500 ml, quindi vi dura un bel po', e io veramente da quando ho scoperto Saugella non la lascio più. Poi terminato il balsamo della Splendor, questo qui al cocco che vi mostro praticamente in ogni video, che io non uso come balsamo per i capelli ma uso come balsamo per depilarmi le gambe, le ascelle, qualsiasi cosa, mi depilo qualsiasi cosa con questo balsamo perché è spaziale, lascia che la lametta scivoli, che è una meraviglia.
basta, non ve lo dico più perché ve lo dico sempre, dovete comprarlo, costa solamente 1 euro, lo trovate al Tigotà e se non sbaglio anche in alcuni supermercati come l'Estée Lunga e la Coop. Ottimo, 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 ottimo. Tanto c'è il mio gatto che canta. Cosa c'è, Pi? Ok, panico un attimo. Ok, dopo questa interruzione pubblicitaria possiamo andare avanti e ho terminato di Airburst questa confezione di pillole per capelli. Questa qui in particolare erano le capsule. L'ho terminata, sono super super validi i prodotti di Airburst, infatti i miei capelli sono diventati così lunghi grazie a questi prodotti, però se devo consigliarvi le pillole o le caramelle, se avete lo stomaco come il mio, prendete le caramelle, perché queste pillole sanno di fogna, cioè, per rendere l'idea, mi saliva su tutto il giorno, ogni volta che ci pensavo che dovevo prenderle stavo male, però le ho terminate. Vi consiglio di prendere le caramelle, vi lascio giù nell'info box il link e un codice sconto se volete uno scontino che le volete provare. Poi cosa ho terminato? Ah sì, questo, ecco, questo è il primo bocciato di questo video, di questo brand Biotherm. Ho provato questo latte corpo, mi dispiace bocciarlo perché in sé il prodotto era molto 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 valido, sia era una crema appunto per il corpo che si assorbiva super facilmente, ma l'odore... L'odore sapeva di citronella, io odio la citronella, odio il sapore, non si mangia, odio l'odore della citronella e quindi via, non compratelo se odiate quel tipo di profumo. Poi che cosa ho terminato? Passiamo a un promosso, dai, sempre per i capelli. E questo qua di questo brand che si chiama Nanoil, penso che si pronunci così, ma come sempre... prendete con le pinze le mie pronunce, ed è questa maschera alla cheratina che aveva un profumo eccezionale. Questa qui l'ho praticamente terminata tutta, esatto, ed è bianca come vedete. Io la utilizzavo sia come balsamo, cioè come maschera dopo lo shampoo, che come trattamento pre-shampoo. Vi consiglio questa maschera assolutamente sì, perché io ce l'ho da qualche mese e l'ho terminata solo ora, cioè dire che non è che l'ho usata, ho usato solo questa maschera, perché ovviamente alterno sempre prodotti, però segnatevi questo brand perché è veramente molto molto valido per i capelli. Ho poi terminato ovviamente dei bagnoschiuma perché mi sembra giusto e ho terminato questo della Vidal e questo della Sien. Ora, allora, non sono i miei bagnoschiuma della vita, zero. Questo della Vidal ha un buonissimo profumo perché è l'argan, io amo il profumo dell'argan, quindi lo ricomprerò sicuramente perché spesso in offerta, ma non lascia la pelle così idratata. Questo qui della Sien, in particolare questa profumazione qui con i fiorellini, jasmine qualcosa, non mi è piaciuto per niente. È vero che costa 60 centesimi, è vero che alla fine è un bagnoschiuma che ti deve solo lavare, però se non ci piace l'odore, se oltretutto non ti lascia neanche minimamente la pelle idratata, per me è no. Non so se mi sono lasciata un po' condizionare dall'odore perché proprio non mi piaceva. No. Non compratelo, cioè anche se non compratelo, fidatevi di Mary, questo qui no, fateci una X sopra, se volete provate le altre profumazioni ma non questa qui. Passiamo ora a una gioia perché ho terminato l'Olaplex numero 4, questo qui lo shampoo era la mini size che sono 100 ml e come vi dico in ogni video in cui parlo di Olaplex dovete assolutamente comprarlo. Lo so, il prezzo è alto, ne sono consapevole, ma essendo uno shampoo così ricco ne basta veramente tanto così, cioè tanto così letteralmente, che va diluito con l'acqua, quindi vi dura tanto. Io questo qua l'ho usato per quasi un mese e io mi lavo i capelli 2-3 volte a settimana, quindi fidatevi di me, scusate per i rumori ma ho la finestra aperta perché sennò crepo. E dovete assolutamente, assolutamente provare i prodotti di Olaplex. Anche in questo caso vi lascio giù nell'info box il link con il codice sconto, così avete una motivazione in più per comprarli perché risparmiate qualcosina. Mancano gli ultimi prodottini, quindi direi che possiamo muoverci, altrimenti questo video dura sempre un'eternità. Ho terminato il The Calm Balm di Yepoda, burro struccante eccezionale. Profumazione
alle erbe, niente di eccezionale, ma il potere struccante di questo balm è spaziale. Vi consiglio tutti i prodotti di Yip Oda perché tutti quelli che ho provato finora mi sono piaciuti, ma questo qui assolutamente sì. Oltretutto non lo troverete così sul sito perché so che hanno cambiato la confezione, ma il prodotto all'interno è lo stesso, quindi ve lo consiglio. Vi boccio invece uno shampoo della Ahava che avevamo trovato in una beauty box, penso di Look Fantastic. Pessimo, 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 odore brutto, shampoo brutto, mi dispiace perché tipo le creme corpo di questo brand mi piacciono, ma questo shampoo no, no, no. Però andiamo avanti. Un altro prodotto che vi mostro sempre per i capelli è questo trattamento per i capelli della Revlon, questo qui, che io ho comprato su Amazon a un prezzo abbastanza basso. Dice che fa 10 cose che vi lascio scritte qui, cioè vi lascio qui se volete fermare e leggere. Mi piace e non lo so, perché dopo un po' si è addensato, praticamente è tanto così di prodotto che è rimasto dentro, io non lo riesco più a spruzzare perché si è addensato. Ora non so se all'interno c'è dell'olio di cocco che magari con il freddo si è addensato, ma adesso c'è talmente caldo che non dovrebbe addensarsi, dovrebbe sciogliersi, e comunque non mi sembra di leggere dell'olio di cocco, quindi ve lo consiglio sì, ma utilizzatelo molto velocemente perché così non si addensa. Magari se siete più di uno in famiglia che lo utilizzate, questo qua assolutamente sì. C'è anche la versione rossa che so che piace molto di più, io ho voluto provare questa bianca perché aveva un profumo più buono, perché è ai fiori di loto, però comunque sì, provate quello rosso perché so che molte molte persone si trovano bene. Comunque qua dice, che cos'è che dice? Trattamento per i capelli, profumazione ai fiori di loto, spruzzare sui capelli umidi, non risciacquare, confermo perché appunto facevo così, quindi se volete provarlo magari provate la versione rossa. Sono rimasti gli ultimi tre prodottini e sono tutti e tre dei promossi, tranne uno che è un ni, però non mi sento di bocciarlo e ve lo mostro subito, ed è questa maschera di Sephora al frutto del drago. Non mi è piaciuta tantissimo perché non ho visto tutti questi miglioramenti. C'è scritto che è anti smog, anti inquinamento dovrebbe essere. Cioè, cosa vuol dire anti-inquinamento? Che mi vai a purificare la pelle? Non lo so, io non l'ho ancora capita. Le maschere anti-inquinamento non l'ho comprata perché altrimenti direste mai, ma tutto bene? No, me l'hanno regalata. No, nel senso, ci sono maschere migliori, soprattutto per il prezzo che hanno, perché quelle, le maschere di Sephora costano 4 euro, se non sbaglio. Quindi ve le promuovo, ma con riserva. Sicuramente io non le ricomprerò, sicuramente non ricomprerò più questa, però non è bruttissima, ecco, comunque era in bevuta di prodotto, comunque sia le maschere in tessuto sono sempre belle da fare, quindi vedete un po' voi, ecco. Gli ultimi due prodotti che vi mostro sono dei prodotti che mi sono piaciuti tantissimo e sono questo cleanser di Elemis. Elemis è veramente una garanzia, un cleanser in gel molto 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 valido, mi è piaciuto tantissimo. Io adesso ho il burro struccante da testare, vi farò vedere, sapere se mi piacerà, anche perché costa un bel po'. E un altro prodotto che mi è piaciuto tantissimo è questa maschera per i capelli di Christophe Robin. Questo brand è molto molto valido per i capelli, trovate i prodotti su Look Fantastic, anche in questo caso il codice sconto è applicabile anche su questo brand, molto molto valida, mi lasciava i capelli, a parte super profumati, molto molto morbidi e super lucidi dopo l'applicazione. È una maschera appunto che contiene l'aloe vera. Mi piace, mi è piaciuto tantissimo. Questa qua era una mini size che avevo trovato all'interno di una beauty box. Infatti io amo le beauty box di Look Fantastic perché mi fanno scoprire tantissimi prodotti. Anche questo qua di Elemis l'ho scoperto grazie a Look Fantastic. E purtroppo anche questo qui, però vabbè, è un bocciato. Però comunque sia, ci sono sia dei prodotti che ci possono piacere tantissimo e anche prodotti che non ci possono piacere, ovviamente meglio così, così non compreremo una full size. Anche per questo mese abbiamo terminato con i prodotti finiti del periodo, fatemi sapere sotto nei commenti che prodotti avete terminato voi perché sono super super curiosa. Io come sempre vi ringrazio per aver guardato il video, vi ricordo di lasciare un like se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!